Ciao Tiziana, rieccoci qui, un saluto a tutti quanti voi. Dunque, in queste ultime puntate, in queste ultime settimane abbiamo parlato molto, abbiamo parlato di popolazioni nativoamericane, abbiamo parlato di ruota di medicina, ho parlato sempre io. Sentiamo un pochino come potrebbe un personaggio, quindi come potrebbe in qualche modo un rappresentante della cultura nativoamericana raccontarci quello di cui noi abbiamo parlato. Sto parlando di Joaquin, uno dei protagonisti del mio romanzo, All'ombra della luna nuova. Seguitemi soltanto un pochino, qualche secondo. Joaquin e la sua ospite camminarono per una ventina di minuti in silenzio, mentre Anne teneva stretto in mano il taccuino con la coperta di cuoio. A un certo punto arrivarono in uno spiazzo erboso, in cui il tetto era formato da una cornice di alberi, folti e scuri, dalle chiome rotonde, come sbuffi di fumo, che disegnavano un anello intorno a un disco di cielo luminoso. Esattamente sotto la circonferenza di cielo nudo, sul terreno erano appoggiate numerose pietre grosse quanto lo zoccolo di un cavallo, disposte in un cerchio perfetto che rispecchiava quello azzurro al di sopra degli alberi. Anne guardò in basso, poi in alto, poi si volse verso Joaquin che disse «Ti aspettavo, Emona, seguimi». Il ragazzo entrò nel cerchio di pietre e si sedette all'interno, facendo cenno ad Anne di imitarlo. Poi iniziò. Molti nomi l'uomo bianco ha dato al popolo delle praterie e molte direzioni hanno seguito le nostre genti. Tuttavia, ogni nostro percorso ci ha sempre portato al medesimo punto, poiché tutto intorno a noi è ruota di medicina. Spiegò serio, allargando le braccia a indicare il cerchio che li circondava. Essa si identifica con il modo di vivere del popolo, il modo di comprendere il mondo, la via che viene donata ai nostri capi di pace. La ruota è circolare, perché non può esistere equilibrio senza continuità e non può esistere l'uomo senza equilibrio. Non esiste inizio e fine, cielo e terra, bene e male, Dio e uomo, vita e morte, se non nell'armonia che rende l'uno parte dell'altro. A questo punto Anne sentì la luce del sole battere sui suoi occhi. Tanti anni di educazione perbenista, di insegnamento cristiano in cui l'uomo domina sull'animale, Dio sull'uomo e la penitenza sul peccato si erano appena schiantati su quella ruota. Inferno e paradiso, uomo e donna, corpo e spirito, secoli di dualismi, studiati su scaffali di libri, stavano sudando sotto il sole cocente del cerchio di cielo sopra di lei. Queste storie, queste realtà, venivano raccontate dalle popolazioni native seduti proprio intorno al cerchio sacro, guardandosi l'uno negli occhi dell'altro, perché si credeva che l'uno fosse lo specchio dell'altro, come le storie stesse, vi ricordate, abbiamo detto, erano specchi. Si passavano la penna e chi aveva la penna in mano aveva diritto di parlare, gli altri dovevano ascoltare perché le parole hanno valore. Le parole avevano valore e noi che oggi, tutto sommato, siamo abituati ad una società che io definisco spesso la società della bulimia della parola, che divora concetti, sentimenti, persone, che porta a quella che la filosofa tedesca definiva, Hannah Arendt definiva, la banalità del male, cioè in qualche modo una narcosi di fronte al male che ci viene somministrato in dosi sempre maggiori finché non ce ne rendiamo neanche più conto. La nostra società avrebbe così tanto bisogno di tornare a credere che la parola abbia un peso, che la parola abbia un significato. Ma Joaquin si sbagliavano le popolazioni native americane, non solo la parola, tramandata oralmente, anche se naturalmente ha l'importanza, il peso e la responsabilità del tono di chi la pronuncia, ma non solo quella è importante, lo è anche la parola scritta, che resta in qualche maniera per sempre come una scultura di ciò che viene detto. Quindi la medicina contro questa bulimia della parola è la lettura, è la scrittura, è la poesia. La poesia che ci insegna la semplicità, la poesia che ci insegna l'importanza di ogni singola parola e ci insegna che ogni dettaglio significa sempre più di se stesso. La prossima volta vi farò vedere, se avrete piacere, un filmato che racconta del viaggio in America di cui vi ho parlato la settimana scorsa e che sarà accompagnato da una canzone che io ho scritto, il testo l'ho scritto io, con la musica di Stefano Dal Compare e magicamente interpretata dagli Sweet River. Questo per dire che la poesia non è soltanto fine a se stessa, la poesia può essere anche in musica e può diventare naturalmente una canzone.
La cosa importante è che in qualche modo sia sempre fondamentale il peso che diamo a quello che stiamo dicendo. Com'è che Anne, questa ragazza, con il suo taccuino, spiegherà a Joaquini che in realtà la parola scritta può avere la stessa emozione di una parola pronunciata? Lo farà proprio per mezzo di una poesia molto semplice, che racconta un pochino l'essenza della cultura nativa. La poesia è questa. La terra vibra di frequenze ancestrali. Nel canto dell'uomo, tra le piume del vento, nel rombo dei bisonti verso il profilo del cielo. Poi, la sera, resta il silenzio di mani che conciano pelli dal profumo dolciastro del coraggio, di voci soffocate da un destino stagliato al suolo come l'ombra della fiamma. Allora la prossima settimana vi farò ascoltare la nostra canzone, vi farò vedere il nostro video e scopriremo un altro pezzettino di America. Tiziana, un bacione a tutti quanti voi, buon proseguimento!